Ora entriamo nel vivo della pratica. Impariamo ad eseguire la seconda fase di EFT, il giro di picchiettamenti sul problema. Per prima cosa, questa fase va eseguita restando focalizzati sul problema, ripetendo la frase promemoria come aggancio alla sensazione. Poi, mentre ci si focalizza sul problema ripetendo la frase, si inizia a picchiettarsi sul corpo in determinati punti, seguendo la sequenza di picchiettamenti sul viso. Passata la sequenza del viso, si inizia la sequenza sul corpo e successivamente alla sequenza della mano e di alcuni punti extra che possono essere utilizzati in determinate occasioni, diciamo, particolarmente difficoltose. Vediamo bene come funzionano nello specifico questi singoli passaggi. Primo punto, ripetizione e focalizzazione su frase promemoria. Utilizzando invece della frase che descrive il problema in ogni sua minima parte e che ci siamo magari appuntati prima durante la fase di focalizzazione, si utilizza appunto invece di questa frase solo ed esclusivamente il nome del problema. Tanto ormai ci siamo già creati l'immagine mentale, abbiamo già indagato sulle sensazioni corporee che proviamo quando abbiamo il problema in essere. Quindi non è necessario ripetere tutta la frase, ma solo il nome del problema che stiamo trattando, proprio per restare concentrati su ciò che stiamo facendo. E questo perché, se non ci si concentra sul problema mentre ci si picchietta, i picchiettamenti stessi hanno molto meno effetto sul trattamento. E quindi è necessario restare focalizzati sul problema, e questo lo si ottiene proprio continuando a ripetere il nome del problema. Altrimenti, siccome il giro di picchiettamenti è una procedura molto molto meccanica, senza la ripetizione del nome del problema, la mente ha modo di iniziare a vagare con i pensieri, con le associazioni, partendo e saltando ad argomenti che non c'entrano niente con il problema. Partiamo quindi con la descrizione della sequenza dei picchiettamenti sul viso. Partiamo dal punto più alto per arrivare al più basso, in modo da avere una sequenza facile da seguire. Prima di partire, alcune raccomandazioni. Io preferisco eseguire i picchiettamenti utilizzando più dita possibili. Cerco infatti di utilizzare per ogni punto una sola mano e tutte e cinque le dita. Utilizzo 4 polpastrelli più la parte laterale del pollice. Vedrai dopo seguendo la sequenza della mano perché faccio così. Il primo punto è la fontanella al centro del capo, la congiunzione ossea che i bambini appena nati non hanno ancora pienamente saldata e che quindi è ancora aperta. Ah, un'altra raccomandazione. I picchiettamenti non è necessario eseguirli con una forza spropositata, basta un semplice tocco a livello della pelle, assolutamente non doloroso. Non è necessario provare dolore e anzi è altamente sconsigliato. Quindi, ripetendo il nome del problema, ti inizi a picchiettare sulla fontanella. Secondo punto, inizio del sopracciglio. Può essere sia il sopracciglio destro sia il sinistro. Mi raccomando, deve essere l'inizio del sopracciglio, non troppo in alto o sotto sulla conca dell'occhio. Ci picchiettiamo e ripetiamo il nome del problema. Il punto successivo è laterale all'occhio, non sul lato del viso che è vicino alla tempia, quasi frontale e quindi laterale all'occhio. Il punto che tiri per fare gli occhi a mandorla come gli orientali. Il punto successivo è quello dello zigomo. Questo è abbastanza semplice, è esattamente sotto l'occhio, in corrispondenza dell'osso dello zigomo. Ci picchiettiamo e ripetiamo il nome del problema, restando sempre concentrati sulla sensazione. Punto successivo, sotto il naso, tra base del naso e labbro superiore. Esattamente a metà. L'ultimo punto è quello del mento. È tra labbro inferiore e punta del mento. Anche qui esattamente a metà. Ci picchiettiamo e ripetiamo il nome del problema. La fase successiva dei picchiettamenti sul problema è quella della sequenza dei picchiettamenti sul corpo.
ed il primo punto interessato è quello della clavicola e si trova sull'osso che unisce la spalla al centro del petto, più o meno a metà. Lo si picchietta mentre si ripete il nome del problema, leggermente sempre, e si utilizzano 5 dita per aumentare l'area del picchiettamento stesso. Il punto successivo invece è sotto il braccio e si trova per gli uomini sulla linea mediana al capezzolo e per le donne invece è il punto di passaggio del filo del reggiseno. Normalmente è un punto un po' doloroso e quindi per trovarlo può essere semplice massaggiarsi un attimo sotto l'ascella per cercare un punto almeno un po' fastidioso quando lo si preme. Punto successivo, sulle costole. Anche questo punto è abbastanza in linea con i capezzoli, solo in senso verticale. E se sei una donna e per te è difficile raggiungere questo punto, puoi aiutarti mentre ti picchietti a sollevare il seno con la mano che è libera. Ultima sequenza di picchiettamenti, quelli sulla mano, compresa la procedura extra. Io la eseguo così, strofino tra di loro, lateralmente, le punte delle quattro dita compreso il pollice. Questo perché lateralmente a indice medio, anulare e mignolo ci sono dei punti che andrebbero picchiettati singolarmente. E siccome questa procedura risulterebbe molto lunga, preferisco utilizzare questo stratagemma e picchiettarli tutti contemporaneamente utilizzando questo strofinio. Ed ecco perché anche quando mi picchietto sugli altri punti di viso e corpo, cerco di utilizzare più dita possibili. Sì, perché picchiettando con il centro del polpastrello, la vibrazione arriva anche al lato del dito e quindi sul punto che dovrebbe essere colpito. E oltre alla punta delle quattro dita, cerco anche di strofinare tra di loro la parte laterale del pollice. Questo perché uno dei punti della mano si trova lateralmente a questo dito. E sempre per lo stesso motivo di prima, quando mi picchietto sulle zone del viso e del corpo, utilizzo anche la parte laterale del pollice oltre alle punte delle altre quattro dita. La procedura di riequilibrio extra, invece, si esegue nel caso che dopo uno o due passaggi non ci siano stati risultati e che quindi l'intensità del problema è rimasta costante. Ed ecco come si fa. Ci si picchietta su una linea tra mignolo e anulare sul dorso della mano, un po' più verso il polso che a metà del dorso. Per il principio dell'aumento dell'area del picchiettio, anche qui posso utilizzare quattro dita in linea. Sempre rimanendo concentrati sul problema e sempre mentre ci si picchietta su questo punto, si iniziano a girare gli occhi in entrambi i sensi. Io parto da sinistra, facendo un giro completo in senso orario, ritorno al centro e sempre da sinistra faccio un giro antiorario ritornando al centro. Attenzione a non ruotare tutta la testa, ma solo ed esclusivamente gli occhi. Continua a ripetere il nome del problema anche mentre fai il giro degli occhi. Se noti che hai difficoltà in qualche zona a portare l'occhio all'estremità del campo visivo, può risultarti più semplice interrompere il picchiettio e utilizzare un dito come bersaglio del puntamento dell'occhio e far ruotare il dito all'estremità del campo visivo stesso. Terminati i giri con gli occhi, si fa mentalmente oppure ad alta voce un semplice conteggio da 1 a 5, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Si fischietta poi un semplice motivetto anche inventato. Se non sei capace a fischiettare, puoi anche canticchiarlo. Ed esegui poi un altro conteggio da 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Questa è la conclusione della procedura extra che si usa nel caso non si abbiano risultati con la procedura standard. Con la sequenza di picchiettamenti sulla mano si conclude la sequenza di picchiettamenti sul problema.